No, o meglio, questa è stata la risposta alla mia domanda. Posso imparare a sciare in 4 giorni? Però non ero molto convinto della risposta, soprattutto visto che sono sempre stato un bambino iperattivo e non ho mai pensato che qualcosa potesse essere troppo difficile per me da imparare in un piccolo lasso di tempo. E infatti, grazie a questa voglia di imparare e a un istruttore molto bravo che ho avuto il piacere di avere come coach, sono riuscito a dimostrare che si sbagliavano. Certo, non prima di qualche caduta, qualche ora di camminata priva di qualsiasi eleganza e qualche piccolo incidente di percorso. Ma come in tutto, è importante prendere le cadute con filosofia, capire cosa abbiamo sbagliato per evitare di ripetere lo stesso errore e riprovare più grintosi di prima. E così ho fatto. E se sono sempre riuscito a rialzarmi e a riprovare costantemente, è perché avevo chiaro in testa il mio obiettivo, dimostrare a me stesso che potevo imparare a sciare in 4 giorni. E infatti, piccolissimo spoiler, al quarto giorno ho anche provato la mia prima pista rossa, che è il livello intermedio, vi lascio una grafica qui da qualche parte. Non è andata come speravo, però a questo ci arriviamo tra un po'. Il primo giorno è stato come dover imparare a camminare di nuovo. Perché ero talmente focalizzato sul voler imparare a sciare che non ho minimamente pensato al fatto che avrei dovuto imparare a camminare con uno scarpone che pesa circa 2 kg. A piede, si intende. E come se non bastasse, dovevo portare con me gli sci e le racchette. Come ti senti? Impacciato? Questo è l'aggettivo che usi. Che intendiamoci, sono cose normalissime, ma per chi non è misciato come me, magari sono cose che non si aspetta. Un po' come quando si va a surfare per la prima volta e non si vede l'ora di prendere la prima onda, sentire il vento tra i capelli e sentirsi il dio del mare, però poi ti rendi conto che devi trascinare la tavola da surf per mezza spiaggia con il vento che ti spinge dietro e poi per andare a prendere le onde devi nuotare controcorrente e faticare tantissimo. Però torniamo agli sci. Dopo essermi abituato al fatto di avere 2 kg in più per piede, mi sono scontrato col mio grande ostacolo successivo. Una piccola salita di letteralmente 3 gradi di pendenza. E poi Però all'inizio, capitemi, non avevo assolutamente fiducia negli scarponi e credevo che sarei caduto all'indietro da un momento all'altro. Dopo aver superato i piccoli primi ostacoli, ho finalmente messo gli sci e devo dire che all'inizio ho avuto difficoltà a capire come facessero le persone a camminare tranquillamente con queste palette ai piedi. Perché all'inizio sembra che abbiano vita propria e che tu non possa decidere se andare avanti o indietro o se stare fermo sullo stesso punto. Ma naturalmente, prima di imparare a sciare, dovevo imparare a camminare sugli sci. E quindi eccomi qui, ad emulare la camminata del pinguino di Batman con l'obiettivo di progredire il più velocemente possibile e andare finalmente sulle piste. Dopo un po' di pratica è arrivato il momento di fare i primi piccoli progressi in discesa. E quindi ho dovuto apprendere le doti del granchio sciatore per camminare di lato, salire i primi dosti di neve e quindi fare le prime piccole discese. Adesso sto imparando a frenare e a salire comunque le montagnole di neve senza scivolare giù. Comunque è molto bello. Dopo le prime discese, soprattutto dopo aver capito che avevo già abbastanza controllo degli sci, abbiamo deciso di entrare nel complesso sciistico per fare le prime discese un po' più interessanti. Il complesso sciistico in cui siamo stati, sul monte Zoncolan, offre una piccola discesa gratuita munita di un moving carpet, quindi si può risalire tranquillamente la pista senza dover camminare di lato e fare troppa fatica. Quindi il primo giorno, piuttosto che fare lo ski pass, abbiamo deciso di stare qui, così da prendere dimestichezza con una pista un po' più lunga e fare i primi esercizi per imparare a fare le curve. Ora Anto proverà a scendere questa pista che non si vede tutta, però è una bella pista, sicuro si divertirà. Sto imparando a fare le curve in questa prima pista che è gratis, non è neanche una pista, però è buono per allenarsi. C'è una bellissima giornata, quindi adesso proverò per un altro po' le curve e poi vediamo se fare qualche pista oppure no. Adesso stiamo tracciando con dei bastoncini le curve che devo fare, vediamo se riuscirò al primo tentativo. Primo tentativo riuscito a fare tutte le curve, quindi vediamo adesso se sarà stata la fortuna del principiante o se riesco adesso provando un altro paio di volte.
ho sbagliato la prima. Prendila ampia, prendila bella ampia, poi la chiudi così. La chiudi così e dopo riprendi l'altra. È proprio come fare una pennellata. È perché ho sbagliato la prima, quindi mi sono dovuto riprendere in tutte. Perché miri il paletto, il bastoncino e vuoi fare la curva subito lì. Invece devi prendere la più dolce magari come. Quattro tentativi su quattro, tutti andati bene, credo che sto migliorando pian piano. Adesso stringiamo un po' i bastoncini per fare le curve un po' più difficili, poi si stringono ulteriormente dopo 4-5 tentativi se riesco appunto a farli un po' più stretti e poi vediamo, se non si fa troppo tardi forse andiamo nelle piste vere e proprie. Adesso i bastoncini sono più difficili, sono molto più stretti tra loro, vediamo se si riesce al primo tentativo. Troppo? Ok, questa volta primo tentativo non eccellente. Sono riuscito a fare i primi due, poi al terzo stavo perdendo l'equilibrio e quindi ok, ho fatto la curva, però ero praticamente fermo. Quindi adesso riproviamo. Secondo tentativo ho riuscito decisamente meglio rispetto al primo e avevo il controllo su tutte le curve. Adesso vediamo, probabilmente lo proveremo un altro paio di volte e poi in caso si stringono ulteriormente. Dopo aver preso dimestichezza con le curve fatte tra le racchette, le abbiamo raccolte da terra e abbiamo iniziato a fare qualche altro esercizio di traiettoria. Ovvero, l'istruttore sciava davanti a me e io dovevo seguire il suo percorso, così da allenare la mia reattività nel cambiare traiettoria senza sapere in anticipo quale fosse il percorso. E stavo andando tutto alla grande finché non ho deciso di fare lo showman che si ferma davanti alla telecamera. Sei fatto male? Eh? Hai sbattuto qua? No, mi stavo avvicinando alla camera. Ti sei fatta male, ti ho preso? No. Sì, sì, sì. Ah, mi stavo avvicinando alla camera. Emozionato. Prima mini caduta fatta perché c'era Daniela che mi stava riprendendo e quindi volevo avvicinarmi alla videocamera, ma ancora non sono così pratico da gestire al 100% le curve, quindi mi è scivolato uno sci e sono caduto, ma davvero cosa da nulla, però dai, ci stava. Adesso sono le 12:30, all'1 dobbiamo pranzare, che pranzeremo in quella struttura lì, che sembra molto bella perché c'è anche una terrazza, speriamo che sia libera per andare a mangiare. Io per oggi continuerò a rimanere in questa pista appunto molto facile all'inizio per prendere un po' più dimestichezza con gli sci e con le curve e tutto, e invece domani andremo finalmente sulle piste, non vedo l'ora perché prenderemo la funivia per andare sulle piste. Adesso andiamo a mangiare in questo chalet qui, quindi ci togliamo gli sci, così li lasciamo qui fuori. Siamo arrivati allo chalet, al ristorante. Abbiamo finito di mangiare poco fa, adesso sto facendo gli ultimi giri per prendere un po' di dimestichezza con gli sci e domani finalmente andiamo alle piste, però per oggi abbiamo finito. Il secondo giorno è stato molto più divertente, perché avevo già iniziato a prendere un po' di confidenza in più con gli sci e quindi era arrivato il momento di sfidarmi ulteriormente. Perciò dovevamo andare in percorsi un po' più ripidi e
ahimè, con un bel po' più di gente. Quindi abbiamo fatto lo ski pass dal costo di circa 35 euro per 4 ore e ci siamo diretti verso la funivia. All'inizio devo ammettere che non capivo a cosa servisse il taschino posto sull'avambraccio delle giacche da sci, ma poi ho capito che serve a mettere lo ski pass così da poter passare semplicemente appoggiando il braccio nella colonnina e facendo aprire le sbarre. E finalmente era quindi arrivato anche il momento di provare la funivia, su cui non vedevo l'ora di salire. E devo ammettere che credevo trasmettesse un po' più di sicurezza, ma invece no. Mi aspettavo funzionasse un po' come con le montagne russe, dove l'impianto si ferma e l'addetto si assicura di agganciarti bene. Invece no, l'impianto continua ad andare, tu devi correre con gli sci ai piedi per finire davanti alla funivia, sederti al volo e metterti in sicurezza. Devo dire che all'inizio mi ha stupito, però l'ho trovato abbastanza divertente. E il panorama che si ha modo di esplorare da quella funivia è a dir poco pazzesco. Io mi sono totalmente innamorato di questo sport. È stato amore a prima vista col fatto di poter fare sport, divertirsi e al contempo lasciarsi affascinare da questi colori stupendi. Il contrasto tra neve e cielo, tra questo celeste e questo bianco molto brillante, è qualcosa di magnifico lassù. L'obiettivo del secondo giorno era quello di imparare a moderare la velocità in piste un po' più ripide. Quindi l'esercizio è stato quello di imparare a tagliare la pista costantemente per rallentare ed evitare di prendere troppa velocità e finire giù. Però io le traiettorie cerco di seguire, ma io proprio lento le prime, no? Ok. Quindi, arrivati sulla prima pista, l'istruttore mi ha detto di seguirlo così da imparare a tagliare e moderare la mia velocità. È stato un esercizio abbastanza divertente, ma essendo che la pista era molto più ripida rispetto a quella in cui sono stato il giorno prima, devo ammettere che ho avuto un po' di difficoltà in più a mantenere il controllo degli sci. Ma dopo aver perso il controllo ancora, e ancora, sono finalmente riuscito a prenderci la mano e a seguire l'istruttore alla perfezione. Mi sono fermato un attimo, ho fatto tre piste. Nelle pendenze ho perso il controllo un paio di volte perché sto imparando a fare le curve per rallentare un po' la discesa, però una volta che si perde il controllo in curva, quantomeno io vado dritto giù, però per fortuna sono riuscito a frenare fino adesso e sono qua con Daniela che sta lavorando in questa baita, bar molto carino. E quindi adesso mi bevo un succo, mangio un pezzo di torta e poi risalgo perché comunque è stancante e voglio riposare un attimo. Domani prenderemo questa se ce l'ho io. Ci sono altre blu lì? Sì. Farai unicamente blu. Sì. Le rosse sono un po' ancora... è prematuro. No, però se fai bene queste blu che ci sono qua... Il passo è breve, eh? Per passare alla rossa. Sì? Sì. Allora, prima voglio sentire un po' più... certo, ma non pensi sti giorni che ce la farai. Vediamo. Vediamo. C'è per un progresso continuo. Forse qualche volta mi sono lasciato prendere dalla foga e ho tagliato meno del dovuto, prendendo quindi più velocità, ma ehi, sono ancora qui. Piano. Sì, ce l'ho. Per fortuna il primo giorno abbiamo optato per uno ski pass da 4 ore, perché è uno sport super stancante. Sarà che era la mia prima volta sulle piste da sci, ma a volte ho avuto difficoltà a frenare perché mi stavano bruciando i quadricipiti e mi ritrovavo col fiatone ogni fine pista.
Il terzo giorno è stato senza ombra di dubbio il mio preferito per diversi motivi, ma non voglio spoilerarvi troppo, vi dico solo che sono entrato in una pista senza accorgermi che non fosse una blu e me la sono anche cavata. Anche oggi, ski pass da 4 ore fatto e dritti verso la funivia a goderci il panorama prima di un'altra giornata di sci. Sì. Tra l'altro ho avuto anche modo di vedere degli sciatori che stavano risalendo la montagna senza utilizzare la funivia. Da quel che ho capito è una variante degli sci che si chiama sci alpinismo, dove gli sciatori decidono di risalire la montagna con gli sci ai piedi e infatti la loro attrezzatura è leggermente diversa da chi fa sci da discesa. Il mio obiettivo del terzo giorno era quello di progredire iniziando ad abbandonare lo stile a spazzaneve con gli sci larghi a formare un triangolo per iniziare a muovermi con gli sci uniti, quindi in maniera un po' più professionale per prendere anche un po' più velocità. Quindi il terzo giorno siamo andati in piste diverse rispetto a quelle del giorno precedente per iniziarci un po' a riscaldare ed iniziare a fare pratica con la chiusura degli sci in curva. E insisti sul fatto di riunire gli sci, perché riunire gli sci poi ti dà la stabilità giusta per poi riprendere la curva a sci aperti, no? Spazzaneve. Questa è una fase di transizione perché poi si faranno le curve sempre con gli sci uniti, okay. Semi uniti. Ok. Però prima bisogna imparare bene quel meccanismo là, no? Ok. Ho preso un po' di velocità. Perché c'era il bambino davanti, ho dovuto stringere la curva. Però l'ho tenuta anche con la velocità, sono riuscito a ricurvare e a riprendere la velocità buona, giusto? Sì, giuro. Va bene, va bene. Stai prendendo confidenza. Allora, io vado giù un centinaio di metri, poi ti faccio segno parti. Ok. Adesso l'istruttore si è posizionato giù, siamo in una pista blu sul monte Zoncolan. Aspetto che mi faccia segno, così scendo, mi fa una ripresa e capiamo quali sono i punti in cui si può migliorare studiando la ripresa. Oggi è stupendo perché noto che sto iniziando a prendere dimestichezza con gli sci e siamo sul monte, abbiamo preso due funivie, siamo su un'altra pista blu e la vista è spettacolare. Poi una cosa che non mi immaginavo, proprio non credevo ci fosse, sono praticamente i bar in mezzo tra una pista e l'altra, quindi deve essere stupendo quando si viene in compagnia di altri sciatori o persone che fanno snowboard e ogni tanto fermarsi, fare una pausa immersi nella natura qui nella neve e poi riprendere a sciare. Ve ne siete accorti? Io non me ne ero assolutamente reso conto. Al terzo giorno in cui indossavo gli sci in vita mia, sono entrato in una pista rossa. Durante questa discesa ero totalmente focalizzato sul presente. Eravamo solo io, gli sci e la pista che stavo facendo. Ed è anche questo aspetto un po' meditativo, se vogliamo, che mi ha fatto totalmente innamorare di questo sport.
Beh, devo dire che sono molto contento e soprattutto soddisfatto di come me la sono cavata, soprattutto per essere il mio primissimo tentativo. Adesso pausa, siamo seduti al bar più sotto, quindi siamo recessi, prendiamo qualcosa da bere, guardiamo il video che mi è stato fatto per analizzare e capire dove posso migliorare e poi ritorniamo su. E se da un lato è vero che quando stai facendo una pista sfidante ti senti totalmente focalizzato sul qui ed ora, d'altro lato è anche vero che tra una pista e l'altra puoi rilassarti scendo lentamente e lasciandoti incantare dai panorami stupendi che ti circondano. Ci sono degli alpaca qui in mezzo alle piste. Abbiamo deciso di andare a fare altre piste, quindi mi sono imbattuto per la prima volta in questa cosa strana chiamata ski lift, che è praticamente un piattello che devi acchiappare al volo e metterti tra le gambe per farti No, trasportare porta così, fino a sopra. grazie. E sapete qual è la parte più divertente? Che spesso le persone si staccano e cadono e quindi l'impianto si ferma per dar modo agli addetti di metterle in sicurezza. E tu quindi rimani lì appeso nell'attesa che facciano ripartire il tutto. La posizione più scomoda in cui mi sono fermato. Vabbè. A few moments later. Questa pista è uno dei motivi per cui il terzo giorno è stato il mio preferito. Ancora non lo sapevo, ma stavo per fare la pista che sarebbe diventata la mia blu preferita in assoluto tra tutte quelle fatte in quei giorni. Ho adorato questa pista per diversi motivi. Il primo è sicuramente la ripidità, abbastanza ripida da darmi modo di divertirmi e da trovarla io adrenalinica, ma abbastanza gestibile da potermi allenare con la chiusura degli sci senza perdere il controllo o prendere troppa velocità. Il secondo motivo è che c'era poca gente, quantomeno il giorno in cui l'ho scoperta, e il terzo motivo è la velocità di risalita abbastanza breve, circa 2 minuti di ski lift quando non cadeva nessuno o 5 quando cadeva gente. Sono rientrato adesso a casa, oggi come terzo giorno, devo dire abbastanza bene, sto iniziando ad essere un po' più sicuro sugli sci e andare meno a spazzaneve. Sono caduto un paio di volte, praticamente alla fine, sono caduto 3 volte di fila, però ci sta, fa parte dello sport e comunque mi sono divertito nonostante le cadute e anche per le cadute. Oggi stavo valutando l'idea di stare anche il pomeriggio, però siccome uno sport nuovo è comunque abbastanza stancante, preferisco staccare di netto la giornata, mettermi a lavorare e poi l'indomani comunque riprendere più carico. Oggi quarto ed ultimo giorno sulle piste da sci per adesso. Finora sono contento dei progressi, vediamo oggi come va, se riesco ad imparare qualche cosa nuova e a fare qualche nuova pista. Adesso l'istruttore si sta posizionando in mezzo alla pista per farmi altre riprese e capire appunto meglio dove posso migliorare nelle curve. Il quarto giorno non è iniziato nel migliore dei modi. In una delle prime piste della giornata ho avuto un piccolissimo incidente, perché io stavo andando verso destra, questa ragazza stava andando verso sinistra e entrambi stavamo andando esattamente nello stesso punto. E siccome anche lei stava imparando a sciare, nessuno dei due è riuscito a ricurvare verso l'altro lato per evitare lo scontro. Stop. Ma senti, scontrati? Sì, Ai, ai, ai. tutto bene, a posto? Ho appena fatto un mini incidente, per fortuna nessuno si è fatto male. C'era l'istruttore che mi stava riprendendo, però adesso non so dove sia, perché il tempo di rialzarmi non l'ho più visto, quindi non so se sia salito su alle piste, e quindi non so se aspettarlo qui giù oppure se risalire. Oggi è un bel po' più difficile praticare perché c'è un bel po' di gente in più e
E poi in una delle piste che mi piace stanno facendo scuola, credo, quindi per terra ci sono dei segnali, comunque tipo dei bastoni per far fare le curve, e quindi un quarto della pista è chiusa, però vabbè, si impara anche grazie a questo. Andiamo, vediamo cosa si riesce a fare. Il quarto giorno non è andato benissimo per diversi motivi, tra cui anche per la stanchezza accumulata nei giorni precedenti che si stava facendo sentire. Infatti, oltre alla stanchezza fisica, mi sentivo anche molto meno reattivo rispetto agli altri giorni. Sembra una situazione divertente quando si ferma lo ski lift e sei in mezzo qui, sospeso. Tra l'altro, a un certo punto ho anche fatto appuntare gli sci e stavo finendo giù dalla montagna. Oh, oh. Questa giornata era anche più libera, nel senso che non avevo obiettivi di apprendimento particolari. Il mio unico obiettivo era quello di mettere in pratica tutto ciò che ho imparato nei giorni precedenti e divertirmi sulle piste. Cosa che non sono riuscito a fare perfettamente, visto che non mi sentivo al top. Oltre alla stanchezza, c'era anche un bel po' di gente in più rispetto agli altri giorni, il che rendeva un po' più difficile a persone come me alle prime armi fare piste in tranquillità, visto che il margine d'errore era molto ridotto. Adesso stiamo prendendo l'ultima funivia per andare a fare l'ultima pista della giornata e poi rientriamo.
questa giornata non credo di aver fatto alcun progresso. Anzi, a volte facevo errori che non mi capitavano nei giorni precedenti e sono anche caduto in una pista che negli ultimi giorni stavo riuscendo a tenere. No, no, grazie. E tra l'altro sono caduto soltanto alla fine della discesa, dove dovevo solamente rimettermi in piedi e proseguire normalmente, ma per qualche motivo ho fatto a cavalare gli sci e sono caduto. Ricordo anche di aver riprovato la pista rossa che avevo provato il giorno precedente, ma questa volta di non essere riuscito a tenerla e di essere caduto alla fine. Però purtroppo non trovo più la ripresa. Siamo appena rientrati dalla quarta ed ultima lezione di sci per adesso. Sono contento dei progressi che ho fatto in 4 giorni. Oggi ero un po' più stanco rispetto ai giorni in cui ho iniziato, quindi non ho progredito tantissimo oggi, però comunque mi sono divertito e sono contento di comunque aver imparato a sciare in 4 giorni. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a lasciare un mi piace per supportare il canale e ad iscrivervi per non perdervi i prossimi video.